Buonasera a tutti, sono Corrado Meglio, il vicepresidente dell'AIFM e tocca a me salutarvi. Allora, la prima cosa, veramente ringrazio tutti per la partecipazione e poi in particolar modo ringrazio RSM che ci permette di fare questo web e tutti i relatori. Penso che AIFM la conosciate un po' tutti quanti. Comunque, molto rapidamente, siamo l'unica associazione italiana di risk manager finanziari. E fondamentalmente svolgiamo tre forme di attività, di cui parlerò molto brevemente. Innanzitutto le commissioni di ricerca, che sono dei veri e propri, diciamo, gruppi di lavoro, dei veri e propri progetti, che producono un paper che generalmente diventa un punto di riferimento nella disciplina. Attualmente ne teniamo in essere quattro. IFRS 9 e le sfide di contesto, una sull'intelligenza artificiale e il credit risk e una più ampia sul big data e l'advanced analytics nel risk management. La quarta invece è una commissione di ricerca sulla cyber resilience. Poi ne abbiamo altre due, una sui financial benchmark che facciamo ormai da un po' di tempo, è una nostra commissione standard e un'altra che pure abbiamo da lungo tempo, quindi, ed è relativa all'interazione delle problematiche con l'Asian Forex. Alla fine, praticamente, di queste commissioni di ricerca, generalmente noi facciamo due operazioni. Una, la presentazione dei paper al mercato a tutti i soci AIFIRM, e l'altra è praticamente costituita da un articolo sulla nostra Risk Management Magazine, perché noi abbiamo una rivista scientifica che è stata accreditata AMUR e AIDEA e che adesso, diciamo, sulla quale stiamo investendo molto e stiamo lavorando col contributo dei professionisti. Abbiamo anche un international board, ma tutto questo voi lo trovate, se siete interessati, sul nostro sito www.ifim.it. Un altro punto fondamentale delle nostre attività, che adesso speriamo di poter fare almeno in forma mista, se non totalmente in presenza, sono gli eventi. Questo evento è molto interessante per noi, ve ne voglio suggerire qualcun altro, tipo la convention del 2021, che faremo il 16 dicembre a Milano, e poi le presentazioni di alcuni paper che abbiamo già finito. Quello sul ESG per il mondo bancario, quello sulla LOM, cioè sul rischio di credito 2.0, e altri due, uno sul Model Risk Management e l'altro invece sul pricing. Penso di aver rubato ben più dei 2 minuti che mi ero impegnato a rubare. Non entro nel merito del merito tecnico di questo seminario perché vi affido al direttore di AIFI, cioè a Maurizio Vallino. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie, grazie Corrado. Sarò breve. Il tema di oggi, come avete visto, è la gestione dei risk. Sappiamo che le stime più recenti ci indicano che a fine 2021 avremo NPL per circa 345 miliardi e questo aggregato sarà in crescita nei prossimi 2 anni fino ad arrivare a 430 miliardi. Quindi ci aspettiamo un incremento di 85 miliardi di NPL in 2 anni. Il tema di questa giornata di approfondimento è come gestire questa crescita di NPL, in particolare come gestire gli stage 2 che potrebbero andare verso una classificazione di UTP. Diciamo che il tema è la gestione di questi non soltanto dal punto di vista delle banche, ma anche degli operatori specializzati. Sappiamo che adesso il questo portafoglio di circa 345 miliardi di NPL è gestito per quasi tre quarti da operatori specializzati. Quindi è questo il motivo che in questo webinar proponiamo questa interazione tra banche e operatori specializzati nell'NPL. Ora, direi che posso lasciare la parola alla prima chiacchierata, ossia al dottor Raffaele Mazzeo, partner di RSM, e al dottor Mirko Briozzo, amministratore delegato di Garda, che in particolare andranno a rappresentare
diciamo, i temi del nuovo rapporto banca-impresa, ossia a parlarci degli aspetti della LOM, della nuova definizione di default, e degli aspetti di calendar provisioning, e come questo andrà a cambiare appunto il rapporto banca-impresa. Ricordiamoci che parte di queste normative sono tutte nate prima del Covid. Quindi lascio la parola a Raffaele Mazzeo e Enrico Briozzo per la prima chiacchierata. Bene, buongiorno a tutti, mi sentite, vero? Intanto a nome di RSM vorrei ringraziare AIFIM, gli amici Vallino, Maurizio Vallino e Corrado Meglio che si sono veramente sforzati per far partecipare. Abbiamo oltre 200 partecipanti del mondo bancario e dei servicer in questa sede. Voglio ringraziare anche l'amministratore delegato Mirko Briozzo che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi e di rispondere alle domande che gli faremo. Prima di fargli la domanda, volevo soltanto dire che noi sappiamo, adesso si sta concludendo il periodo delle moratorie, il futuro delle banche italiane dipenderà molto dall'entità delle classificazioni e delle successive politiche di smaltimento. Quindi quest'ora che sarà velocissima, vi promettiamo che sarà veramente intensa e rapida, è un momento molto importante. Io vorrei fare una domanda all'amministratore delegato, dottor Briozzo, qual è stata l'evoluzione del mestiere dei servicer dal 2013 ad oggi, ma soprattutto ci dica come cambierà nel futuro? Però gli chiederei anche una cosa prima, Gardant, questo nuovo nome nel panorama, se ci può dare qualche informazione in più. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie, spero che mi sentiate. Se non mi sentite, vi chiedo di alzare la mano. Perfetto. Allora, direi, cercando di essere, diciamo, telegrafico, che è un po' nello spirito anche di questa tavola rotonda, innanzitutto Gardant. Chi è Gardant? Gardant non è nient'altro che l'evoluzione di credito fondiario, cioè l'attività di gestore del credito, di investitore nel mondo del credito, che credito fondiario ha portato avanti negli ultimi 8 anni. Nel corso di quest'estate è stata, diciamo, trasformata in un nuovo gruppo dal nome Gardant, che opererà in questo settore non più con la licenza bancaria, ma con una licenza di operatore finanziario, di recuperatore del credito, articolo 115 del TULPS, e investitore con una SGR, diciamo, neocreata. Quindi spero che il nome Gardant diventi sempre più familiare a tutti, perché in realtà l'operatività ex credito fondiario proiettata verso il futuro. E qui colgo lo spunto della domanda: cosa è successo dal 2013 ad oggi e cosa succederà domani? Essendo noi presenti appunto col cappello inizialmente di credito fondiario all'inizio di quello che è stato un po' il nuovo mercato del credito deteriorato e della gestione con outsourcer professionali da parte delle banche, della gestione dei crediti problematici, di fatto noi siamo passati da un mondo, direi, bidimensionale, quando era quello del 2013-14, a un mondo che è multidimensionale, che nella proiezione dei prossimi anni aumenterà ancora, secondo noi, di profondità e di articolazione. Cosa vuol dire questo? Che si è passati in questi anni su diverse direttive, io ne identificherei almeno quattro, da una single class che tipicamente veniva venduta e gestita, che era tipicamente la parte consumer o chirografaria, a un livello di complessità molto superiore, che porta oggi gli operatori che supportano le banche a essere attivi, diciamo, su tutta la filiera del deteriorato, quindi non solo le vecchie sofferenze, ma anche il mondo dei lucky to pay, e sempre di più, guardando avanti, il mondo degli stage 2 ad alto rischio, nel momento in cui le banche saranno spinte anche dalla normativa europea a intervenire prima piuttosto che dopo. Quindi una direzione è la verticalizzazione dell'intervento sul mondo dei crediti. Un'altra dimensione è orizzontale, che quindi le asset class, si è passati da un'asset class tipicamente quella appunto retail o unsecured alla gestione di asset class diversificate, dal leasing al banking, lungo tutte le forme di credito. Quindi anche orizzontalmente i servicer hanno dovuto pian pianino specializzarsi, e sempre di più con la gestione anche di operazioni vive, quindi mondo TP, mondo stage 2 ad alto rischio, dovranno comunque essere attrezzati per gestire anche posizioni vive. Le altre due dimensioni sono: una, le capacità, gli skills, e l'altra, la tecnologia. La tecnologia all'inizio era recepire le informazioni così come arrivavano e gestirle in ottica legale, quindi informazioni arrivate, parte la procedura e mi attivo. Sempre di più invece la tecnologia spinge ad utilizzare informazioni in maniera dinamica, quindi cercare di intervenire dove è meglio intervenire prima piuttosto che aspettare in ordine temporale, pratica per pratica, di aprirla e lavorare. Questo vuol dire creare un ecosistema di sistemi che è in grado di identificare dove intervenire, con quale priorità, allocando quali risorse, per cercare quindi di ottimizzare il recupero di un portafoglio nel suo complesso piuttosto che una sequenzialità temporale.
L'ultimo punto sono le capacità, cioè inizialmente le specializzazioni erano tipicamente legali della gente che lavorava nel mondo dei service, oggi vi è un miscuglio di specializzazioni da quella legale a quella finanziaria a quella da investitore e sempre di più guardando avanti anche di capital markets, perché tantissime operazioni di intervento sui portafogli, sia come servicer sia come investitore, passano anche da strutturazioni di capital markets molto più articolate che in un mondo più complicato permettono alle banche di raggiungere alcuni obiettivi, per esempio con le cartolarizzazioni sintetiche, per esempio con delle coperture ad hoc su certi titoli, per esempio con delle forme di compartecipazione anche degli utili, non solo delle perdite da parte delle banche. Quindi da un mondo monodimensionale a un mondo tridimensionale a un mondo n-dimensionale andando avanti. Questo proprio per dare una pillola di quella che può essere l'evoluzione. Bene, io le faccio una domanda da 2 minuti. Abbiamo il tempo, Maurizio Vallino ci ha detto, mi raccomando, state in linea con i tempi, siamo perfettamente in linea, ma vorrei fare una focalizzazione su un punto, la tecnologia. Come sarebbe a dire la tecnologia nel mondo del recupero, no? Nel vecchio mondo che noi eravamo abituati, il fascicolo cartaceo, il legale, la lettera, le azioni di recupero, la parte più amministrativa, legale, che adesso viene invece gestita con la tecnologia. Se ci può spiegare un attimo un po' di più su questo punto, perché è molto importante per i prossimi anni. È così, infatti una delle quattro dimensioni che abbiamo detto prima è proprio quella tecnologica e la tecnologia è uno strumento potentissimo a disposizione degli operatori sia nel mondo del credito bancario sia nel mondo del credito recupero e gestione. Tecnologia vuol dire essere in grado con degli strumenti di leggere tutte le informazioni a disposizione e trovare delle dimensioni, delle informazioni addizionali per poter prevedere comportamenti e obiettivi in modo tale poi da agire su quelli. Faccio due esempi per stare nei 2 minuti. E dare un'indicazione. Uno, valorizzazione dei collaterali. Un gestore che si pone a discutere con un debitore, oggi premendo un pulsante, è in grado di avere in real time, su qualunque dimensione di un possibile collaterale, ad esempio real estate, un'ipotesi valutativa, fatta molto velocemente, ma che gli dà una dimensione tale da capire con che approccio si deve avvicinare a quello che è la controparte. Lo può fare su migliaia di posizioni, senza dover necessariamente andare a richiedere una perizia per ognuna di esse. Quindi uno strumento immediato come un'app, si preme il pulsante, c'è un'indicazione, diciamo, di valorizzazione con una certa fiducia statistica, e quello è utile per far partire il lavoro. Un altro esempio, si lavora per anni su un portafoglio, si studiano gli accordi stragiudiziali, si fa girare con machine learning uno strumento che va a verificare tipicamente quali sono le caratteristiche che uniscono i debitori con cui si è riusciti a raggiungere un accordo stragiudiziale. Magari si scopre un pattern, si scopre una somiglianza nelle situazioni che ex ante non era possibile immaginare, allora a quel punto l'attività nei mesi successivi è focalizzarsi proprio sui soggetti che hanno quelle stesse caratteristiche. Per qualche ragione, magari quella caratteristica rende più facile un accordo stragiudiziale o più veloce, permette di arrivare prima e ottenere il risultato migliore. Bene, grazie. Io ho concluso e il dottor Briozzo lo ringrazio perché ci sta spiegando come si evolve il loro mestiere, è sempre più un mestiere molto complesso e molto articolato. Lascio la parola al direttore Maurizio Vallino. Grazie. Grazie, grazie dell'intervento. Sicuramente una bella fotografia di un'industria in crescita, quella della gestione degli NPL. Però adesso vorrei dare la parola a Michele Campanardi, Claudio Bipper, che invece ci dà dall'altra parte una visione delle misure delle banche a sostegno delle imprese in difficoltà nella fase post-Covid. Michele. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti, mi sentite spero? Bene, allora ho qualche slide che ho inviato prima, non so se è possibile proiettarla. Comunque in attesa che parta la proiezione, diciamo, cominciamo con qualche considerazione di contesto, no? Siamo in un anno in cui stiamo osservando una ripresa economica fortunatamente superiore anche alle aspettative, che si riverbera in una prospettiva di recupero entro probabilmente il prossimo anno dei fatturati delle imprese, nostri clienti, su livelli non dissimili da quelli del 2019. Questo però non significa che per tutti l'esito sarà analogo. Vedo che le slide non vengono però proiettate, o sbaglio? Maurizio, tu sai se è possibile proiettarle?
In realtà ora le vediamo. Le sto vedendo in un riquadro un po' piccolo, però. Ok, allora forse sono io che non le vedo. Ah, ok, eccole qua, sì. Va bene, comunque, dicevo, allora se possiamo andare alla pagina 2 cortesemente. Benissimo, ecco, queste sono delle proiezioni che mi hanno passato gli amici di Cerved, insomma, le previsioni di Cerved sono che per il 2022 più o meno l'aggregato dei fatturati delle aziende italiane possa tornare ai livelli del 2019. Però, come si vede nella parte bassa della slide, l'evoluzione attesa sui diversi settori economici, diversi settori industriali è molto diversificata. Quindi sicuramente quello che ci lascerà in eredità il Covid insieme a tutto il resto sarà una forte differenziazione delle prospettive di settori economici con anche dei comportamenti probabilmente cambiati in modo abbastanza definitivo, lato consumatori ma anche lato imprese, e di questo ovviamente dovremo tenere conto nella evoluzione dei nostri sistemi e dei nostri processi sia di concessione sia di gestione del credito problematico, insomma del credito che rischia di deteriorare. Nella slide successiva abbiamo una curva che rappresenta un po' l'evoluzione che abbiamo osservato fino alla scorsa estate per quanto riguarda i tassi di ingresso sofferenza. Questi sono dati di sistema, chiaramente non abbiamo dati di sistema per quanto riguarda i tassi di default, ma li abbiamo per quanto riguarda l'ingresso sofferenza. E l'evidenza che abbiamo è che a livello di sistema abbiamo raggiunto un livello probabilmente minimo rispetto a una serie storica abbastanza prolungata. Posso dire che per quanto riguarda il tasso di default, la mia banca BPER ha raggiunto nei mesi scorsi probabilmente il minimo su una serie decennale tasso di deterioramento del proprio portafoglio credito, che assolutamente non è in linea con quello che ci si aspettava anche pochi mesi prima sarebbe avvenuto. Chiaramente risultato di azioni di sostegno pubblico, risultato di tante moratorie concesse e anche, come dicevo, di una ripresa economica sicuramente più intensa e più robusta di quanto ci si aspettasse. Detto questo, come accennavano i relatori precedenti, l'aspettativa è un incremento significativo invece dei deterioramenti e dei passaggi a default per i prossimi mesi. Chiaro che, come dire, io non faccio nessun tifo per il cliff effect, forse un pochino di più fa il tifo il dottor Biozzo, perché insomma ne deriverà maggior fatturato per il suo settore, però insomma qualcosa sicuramente succederà, e al di là di fare gli scongiuri dobbiamo farci trovare pronti. E allora come diciamo adattarsi, e magari se possiamo passare alla slide successiva, come adattarsi a un'evoluzione così significativa come quella che appunto ci si aspetta, adattando i nostri processi e i nostri strumenti. Nella slide 4, se si può cortesemente proiettare, abbiamo così indicato qualcosa che ormai abbiamo, come dire, compreso essere già avvenuto, che ha portato di fatto a rendere, se non poco utilizzabili, quantomeno molto meno efficaci i nostri strumenti tradizionali di gestione. Parliamo degli strumenti di early warning, con cui appunto si monitora l'evoluzione del portafoglio performing per intercettare il deterioramento e indirizzare le azioni gestionali. E allora è chiaro che un approccio tradizionale basato su, diciamo, un presupposto di continuità dei comportamenti, che è quello su cui sono stati sviluppati i nostri modelli di early warning, è un approccio non più d'attualità. Come si diceva prima, gli scenari settoriali cambiano moltissimo e quindi conta molto di più il settore in cui si opera rispetto a quanto non fosse anche soltanto pochi mesi fa. La volatilità dei bilanci è tale per cui è sempre più difficile esprimere delle valutazioni affidabili guardando il bilancio appena approvato o gli ultimi 2 o 3 bilanci, e questa è la prassi di tutte le banche, no? Guardare i dati finanziari consuntivi
però così come non si poteva fare credito nel 2020 guardando i bilanci 2019, altrettanto non si può fare credito quest'anno guardando i bilanci 2020. Bisognerebbe avere i bilanci in formazione per poter avere un'indicazione affidabile. Quindi sistemi di early warning, dicevo, sempre meno come dire, predittivi ed affidabili, e questo è un problema, adesso parliamo di imprese, ma è un problema che riguarda anche i consumatori, perché anche sui consumatori, anche sulle famiglie ci sono i riflessi, vuoi perché la maggior parte sono dipendenti di imprese, ma anche perché appunto sono cambiati i comportamenti. E quindi l'indicazione è quella di andare in direzione di un approccio forward looking. Peraltro forward looking sono due tra le parole più ricorrenti nella produzione letteraria delle nostre autorità di vigilanza, quindi la sollecitazione a diventare tutti come dire, orientati al futuro è grande e bisogna riuscirlo a fare. Come farlo? Ecco, si parlava prima di tecnologia, la tecnologia può aiutare, ancora di più possono aiutare le basi dati, dobbiamo diventare tutti più bravi nel utilizzare i dati che già abbiamo a disposizione o i dati che fonti esterne ci possono fornire. E in tal senso stiamo tutti, credo, tutte le banche insomma, che partecipano lavorando, chi più chi meno, per evolvere i nostri strumenti e la nostra capacità appunto di intercettare cambiamenti nei comportamenti. Chiaramente è molto più importante di prima osservarli questi comportamenti, avere la capacità di intercettarli, quindi osservare i movimenti sui conto correnti, osservare il comportamento in termini di pagamento di clienti e fornitori, disporre per quanto possibile di informazioni di dettaglio sulla situazione debitoria che le imprese hanno nei confronti del sistema, e chiaramente non basta la centrale dei rischi di Banca d'Italia, bisogna rivolgersi anche ad altre centrali informative che per esempio ci facciano capire quante moratorie hanno le imprese non solo con noi ma anche con altre banche, quindi quando dovranno riprendere a pagare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in questo elenco di così di suggestioni non è compreso un tema che pure invece è oggetto di grande attenzione da parte del mercato e dei regolatori, ed è tutta la tematica ESG, che forse è tutto sommato poco riconducibile nell'immaginario a tematiche di early warning, eppure devo dire è una delle priorità della vigilanza a cui tutti noi siamo così chiamati a conformarci. Andando alla pagina successiva, mi avvicino già anche alla conclusione, ma volevo un po' raccontare ciò che come Beeper abbiamo fatto e stiamo in qualche modo continuando a fare a fronte di appunto della situazione Covid, che ha in parte inabilitato la nostra capacità di gestione tradizionale con approccio tradizionale del credito problematico. Appunto, un approccio forward looking basato su lo sforzo di stressare o comunque prevedere l'evoluzione della solvibilità, del merito di credito delle nostre aziende affidate, considerando il settore di appartenenza, considerando l'evoluzione che questo settore può esercitare sui bilanci di queste imprese e di conseguenza l'evoluzione del rating dei nostri clienti. In sostanza abbiamo cercato di prefigurare la dinamica del merito di credito dei nostri clienti nel biennio futuro, quindi lo scorso anno lavoravamo sul 22, adesso cominciamo a ragionare due anni avanti, anche partendo dal 21, per individuare le aziende che vuoi per diciamo contingenze settoriali, vuoi per proprio temi idiosincratici di evoluzione della loro situazione economica e finanziaria, potrebbero maggiormente incorrere in condizioni di difficoltà. E in funzione di questo attivare azioni gestionali. Chiaro che ciò di cui sto parlando è un tema di prevenzione del credito problematico, ma lo stesso approccio si presta assolutamente anche a temi di sviluppo del credito, quindi con un approccio molto più commerciale, e anche questo, devo dire, passata adesso l'ondata, almeno speriamo, più acuta della crisi, stiamo cercando di fare, ma sempre con una logica di tipo prospettico. Da lì può derivare appunto la produzione di
di liste, banalmente parlando, insomma, da fornire ai nostri gestori con indicazioni il più possibile accurate di quale tipo di proposizione fare, quale tipo di comportamento adottare nei confronti dei clienti, in funzione di quello che è l'evoluzione attesa dell'impresa affidata. Ecco, andando all'ultima slide, così concludo davvero, uno schema molto semplificato, insomma, ma rappresentativo di quello che appunto abbiamo fatto negli scorsi trimestri di fronte all'insorgere e al manifestarsi della crisi, cercando di individuare nel nostro portafoglio clienti le imprese con, come dire, maggiore potenziale risentimento per effetto della crisi pandemica, individuando però la natura e la transitorietà di questo risentimento che poteva portare a diverse strategie gestionali, no? Dalla concessione di una misura di forbearance, di una moratoria per guadagnare tempo, alla concessione di nuova finanza, talvolta anche in una logica di almeno parziale consolidamento di alcune linee di credito a breve termine, e peraltro sappiamo che questo era uno dei pilastri del framework pubblico di sostegno, fino anche all'adozione di misure, insomma, un pochino più drastiche per cercare di contenere il deterioramento e salvaguardare le nostre ragioni di credito. Ecco, questo, ripeto, in una logica di tutela del portafoglio, ma in questa fase ci stiamo anche già avviando ad adottare un approccio di questo genere in una logica un pochino più espansiva. Concludo dicendo che condivido molto le considerazioni fatte prima sulla necessità di aumentare la tecnologia e l'approccio quantitativo nei processi del credito. Questo è sicuramente l'impegno che ci vede maggiormente coinvolti per il prossimo futuro. Grazie. Grazie Michele, anche perché ci hai un po' portato alle nuove sfide valutative, un po' superamento di tutto quello che era il bagaglio di valutazione ante Covid, che in gran parte era basato sull'analisi del passato. È molto chiaro che questo non è più sufficiente. Grazie, passo ora la parola a Giovanni Taliento, membro comitato scientifico RSM, a Giovanni Gigli, presidente di Intrumentri, che ci parlano della capacità di gestire il passaggio dei borrower dagli stage 2 agli unlikely to pay nella fase post-pandemica. Prego. Buonasera a tutti e grazie a Giovanni Gigli, con il quale condivido anche un percorso. Siamo insieme in Intrum, nella governance, quindi ci conosciamo professionalmente. Ritengo persona esperta, profondo conoscitore ed osservatore del mercato. Ovviamente spostiamo l'ottica dalla parte del servicer, e quindi io gli vorrei fare, ho tante domande da fargli, ma dato il tempo a disposizione, diciamo, sarò breve e conciso con un paio di domande. La prima: in questi 20 anni abbiamo vissuto, diciamo, ad una evoluzione di attori, di crediti coinvolti, di originator che si sono trasformati e diversificati. La mia sensazione è che, con riferimento al credito, mentre nel passato si è assistita a piccole differenziazioni in merito agli originator o ai tipi di credito, l'avvento di questi UTP e di questi stage 2 provoca invece una rivoluzione, nel senso che è un po' di tempo che si sa che c'è questo oggetto che fa parte ormai del credito deteriorato, ma sembra che operatori siano poco pronti ad affrontarlo e anche il legislatore sia poco pronto a regolamentarlo. Quindi volevo una tua prima impressione sull'oggetto del nostro business, che è il credito riferito a stage 2 e auto. Perfetto, no? Grazie Giovanni, buongiorno a tutti, ovviamente molto piacere di dialogare con te, dati anche gli attuali rapporti di ogni genere. No, allora, è chiaro che qui il meccanismo è che noi stiamo risalendo la corrente su questo tema, perché prima la questione era legata principalmente alle sofferenze. Poi si è cominciato a parlare di UTP e adesso si parla di stage. Quindi c'è proprio questo meccanismo di risalita che forse possiamo anche vederlo in positivo, perché in effetti abbiamo gestito bene le fasi
critiche vecchie in cui il tema era quello delle sofferenze, e quindi stiamo riuscendo ad anticipare il momento in cui affrontiamo le questioni, e questo è sicuramente un fatto positivo. È chiaro però che il problema è spinoso. Adesso mi metto per un secondo dal lato della banca. È chiaro che oggi, rispetto a prima, il mondo, partiamo subito dallo stage 2, il mondo dello stage 2 costa molto più di prima. Costa più di prima perché sono cambiati i meccanismi di contabili, gli IFRS 9, le provision, eccetera, per cui prima, diciamo, non è che succedesse granché in quell'area, anzi, il mondo degli incagli, il mondo della risk erano, parlo chiaro, in qualche maniera un po' anche dei parcheggi che si portavano avanti sine die fino al momento in cui, porca miseria, bisognava a quel punto necessariamente cambiarli di stato, andare in sofferenza, ma la vera legnata da un punto di vista, diciamo, di conto economico te la trovavi al momento del passaggio in sofferenza. Gli incagli erano provvisionati un po' meno, gli high risk seguivano il percorso del bonus, quindi oggi col forward looking la questione è ovviamente diversa. Quindi il problema è giusto che venga affrontato prima. D'altro canto c'è anche la considerazione che se si riesce ad intervenire in fase ancora di performing, sia pure ai risk, abbiamo maggiori libertà d'azione. È chiaro che nel momento stesso in cui la posizione entra, scusatemi se mi posso permettere il termine, sotto le grinfie del regolatore, lo dico in positivo perché poi sono ovviamente interventi prudenziali per certi versi utili, anche se a volte un po' rigidi, è chiaro che se io riesco a intervenire prima posso gestire la posizione con più libertà, con più flessibilità, con più opzioni. Quindi viva Dio, ben venga che l'attenzione del problema stia risalendo a monte. Cosa stanno facendo le banche? Va bene, adesso forse sicuramente ne parlava prima il collega, gli early warning sono fondamentali e credo che le banche stiano lavorandoci sopra bene. C'è un tema di professionalità da sviluppare per gestire le posizioni difficili in ottica proprio aziendale, di business, quindi conoscenza di business, e lì credo che il percorso è in corso, ma forse qualche dubbio che siano numericamente sufficienti nell'ambito delle strutture bancarie ce l'ho. E poi c'è un grosso tema che butto sul tavolo, su cui non ho una risposta, ma sicuramente è un tema che andrà dibattuto. Le sofferenze, gli NPL si possono vendere, l'abbiamo dimostrato assolutamente sì. Il tema delle cessioni degli UTP sta cominciando a vedere le prime cose. Mi sto chiedendo se anche gli stage 2 potranno un domani rientrare in pacchetti da presentare in ottica di cessione. Ho dei dubbi, perché a questo punto io credo che siamo ancora in una situazione in cui le banche vorranno intervenire direttamente al loro interno, però secondo me, visto che stiamo proprio risalendo, la questione si porrà. Cappello del servicer, cosa può fare il servicer su queste tematiche? E può fare molto, allora innanzitutto è chiaro che gli si richiede, poi magari se vuoi Giovanni ne parliamo un attimo dopo, fatto salvo che il servicer deve comunque prepararsi un po' a un cambiamento di pelle, però allora la grande carta e la grande utilità del servicer in questa fase è che sa molto bene quello che succederà dopo, cioè è l'operatore che insieme alla banca naturalmente capisce molto bene cosa succede a valle dello stage 2 se le cose funzionano bene o bene previsto. Ecco, scusami Giovanni se ti interrompo, però, perché stai parlando di servicer, così dialoghiamo un attimo, no? Con piacere. Il problema del mondo del servicer è che sono tanti gli operatori. Ecco, tu dovresti aiutarci a capire quali caratteristiche invece deve avere il servicer per affrontare questo tipo di mercato, perché sai benissimo che bisognava essere quasi delle banche 20 anni fa per operare, adesso invece è un po' più libero il mercato, però allo stesso tempo ci sono esigenze sia tecnologiche che di audit, che di controllo del risk, che di controllo della compliance, che fanno di questi servicer delle aziende a contenuto complicato. Ecco, tu... vorrei che tu dessi delle discriminanti del servicer che è in grado di affrontare. Guarda, ti affronto sul tema della compliance, diciamo, della gestione del rischio, eccetera. Scusatemi, vado piatto.
Esatto, perché allora è chiaro che Servi sarà molti meno vincoli e molto meno regolato sulla carta. Però nella buona sostanza noi lavoriamo e siamo fornitori delle banche e siamo fornitori importanti, diciamo classificati nella categoria di quelli sotto l'occhio del ciclone, per cui indirettamente sono i nostri stessi clienti banca che ci chiedono tutti dei sistemi interni di controllo, di compliance, di controllo rischi, eccetera, tale per cui, scusatemi, non siamo formalmente regolati, ma nella buona sostanza, ecco, siamo molto ben strutturati anche da questo punto di vista. Questo chiedo a te se sei d'accordo, visto che appunto hai il cappello. Nel nostro caso sicuramente. Sì. Quindi credo che sia però abbastanza diffuso, per cui da questo mi sentirei di spendere la parola di tranquillità. La vera verità è che il cambio di pelle va fatto sotto il punto di vista del business, quindi uno dell'offerta di prodotti, cioè da semplici recuperatori di sofferenze, oggi noi, come forse diceva prima Mirko, e niente, dobbiamo diventare operatori in grado di gestire posizioni da punto di vista proprio di strutturazione finanziaria, di ricerca di nuova finanza, eccetera, quindi di tranquillità anche del fatto di attestatori della bontà dei business plan e di come vengono affrontate le situazioni critiche dal punto di vista manageriale ed industriale, quindi veramente dobbiamo cambiare pelle. Quindi se vuoi, il mio punto chiave è che il cambiamento che i service sta avendo in questi anni è proprio nella caratteristica e nella professionalità delle persone che portiamo a bordo, cioè dal taglio principalmente, o direi prettamente legale, che caratterizzava l'attività 5, 6, 7 anni fa, veramente la trasformazione verso un operatore in grado di aiutare anche sotto il profilo dell'analisi industriale. Ecco, questo difficile, però ci stiamo lavorando molto tutti quanti, ecco, quindi mi pare che il processo si stia sviluppando, serva le banche e naturalmente ci permette di ampliare molto il campo d'azione. Ecco, questo credo che sia il punto nodale di tutto quanto. Grazie davvero Giovanni, grazie. Bene. Ecco, poi sì. È chiaro che si pongono altre questioni. Scusate, non so se c'è ancora un minuto, ma insomma, secondo me un punto molto interessante sarà quale sarà la strategia vincente dei service sul mercato, perché il mercato, voglio dire, che si è consolidato bene, ma certamente non è ancora maturo. Allora io vedo veramente un pochettino due possibili strategie, tutte e due che possono funzionare, possono essere vincenti se fate bene. Allora uno è quello che parla del servicer, che offre veramente tutta la gamma possibile di prodotti, quindi che gioca sulla dimensione ma anche sull'essere il famoso one stop shop per il cliente, banca, fondo, eccetera eccetera, e quindi veramente essere in grado di coprirgli tutte le esigenze, verso quello super specializzato che gioca meno sulla dimensione. Però poi questo può essere vincente anche questa, ma deve stare molto attenta questa strategia nel mantenere i margini di redditività sufficiente, perché chiaramente lavora su aree un pochettino più focalizzate. Ecco, questo poi vedremo chi avrà ragione, insomma. Grazie, sì, sicuramente sarà interessante capire l'evoluzione dei servicer, perché sono cresciuti molto in questa fase, sicuramente andranno incontro a una fase evolutiva, sarà interessante capire quali saranno le strategie per rimanere e continuare a essere sul mercato, anche magari in fasi diverse della crescita degli aggregati di credito dell'Europa. Esattamente. Bene, ringrazio dottor Gilli. Dottor Taglientò, e passo la parola a Natale Schettini, responsabile governo del credito in Banco BPM, che ci parla degli aspetti Covid del 2019 e della gestione proattiva della clientela in una prospettiva di medio termine. Quindi mi sembra di capire che parleremo ancora forse di Power Routine, però vediamo cosa racconta Natale. Sì, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Diciamo che ho seguito con molta attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e diciamo che fondamentalmente nel mentre che vengono proiettate le slide sostanzialmente non troverete diciamo
riferimenti alla componente NPI dal momento che appunto i colleghi del mondo servicer, tra cui anche Gardant, che insomma nostro partner di lungo periodo, prima Credito Fondiario, hanno già affrontato l'argomento in modo direi molto, molto completo ed esaustivo. Ed è, diciamo, su quel fronte ci stiamo muovendo e andremo decisamente in continuità rispetto a quello che è l'approccio seguito dal gruppo sinora, quindi insomma un supporto per quanto riguarda in particolare la gestione dell'ultimo stadio, ovvero gli NPL. Sul mondo UTP abbiamo già diciamo affrontato in modo selettivo alcuni interventi, l'ottica è proprio quella di procedere in questa direzione. Ma venendo all'oggetto della presentazione, sostanzialmente invece il focus è più sul mondo bonus e prevenzione, quindi nel sentire in particolare l'intervento del dottor Campanardi, diciamo, spero di non annoiarvi, perché in un certo senso i temi sono molto molto allineati. Dall'altra parte per me è un elemento di tranquillità, perché vuol dire che ci ritroviamo sia come view di quelle che sono le priorità, sia per quelli che sono gli strumenti con i quali stiamo affrontando le problematiche. Se andiamo alla slide 2 della presentazione, qui è un, diciamo, breve richiamo della metodologia che ormai da un paio d'anni come governo del credito abbiamo inserito nell'ambito dell'area CLO. Si tratta sostanzialmente di un approccio strutturato che parte da quelle che sono la strategia che la banca si dà con diciamo l'emanazione del piano strategico, i piani operativi, strategy, template, tutto quello che ormai anche la BCE ci diciamo porta a produrre in modo anche più continuo rispetto a quanto non si facesse in passato, per calare questi elementi in KPI operativi, che sono poi gli obiettivi che andiamo come struttura a definire e ad associare agli obiettivi di proprio i vecchi MBO, che diciamo adesso definiamo short term incentive di tutte le strutture, fino ad arrivare sostanzialmente all'utilizzo di tecniche di business intelligence per analizzare i risultati ottenuti, quindi confrontare quello che si ottiene da parte di tutte le strutture. Quindi qui parliamo del mondo bonus, quindi le nuove delibere, la gestione della prevenzione e la gestione del mondo NPI, al di là che sia, diciamo, effettuata internamente oppure esternamente con un supporto di partner, come nel caso di Gardant. E l'ultimo tema è un po' quella che qui è indicata come supervisione operativa, che fondamentalmente è diciamo fare i conti con tutta la parte regolamentare, no? Con quello che, essendo banca, diventa sempre più gravoso ai noi, però con cui dobbiamo fare i conti, e diciamo una gestione strutturata anche di questa parte ci permette di rendere un po' più sostenibile quello che è l'onere regolamentare, chiamiamolo. Alla slide 3 diciamo entriamo nel vivo di quello che è un po' il nostro portafoglio con riferimento alla tematica Covid, che chiaramente ha diciamo condizionato in modo pesantissimo questo anno e mezzo di attività, per quanto ovvio. Ci siamo ritrovati sostanzialmente su un portafoglio nostro di 113 billion complessivi a giugno 21, sostanzialmente ad avere nel momento di picco 16.2 billion di moratorie, ridotti a giugno a 4.8, quindi meno di 5. Ci siamo ritrovati sostanzialmente con interventi invece con supporto intervento di garanzia governativa per quasi 15 miliardi. Come abbiamo diciamo gestito tutto questo enorme massa di attività? Con un approccio il più possibile strutturato anche per attivare le misure, cioè le misure sono state concesse in modo decisamente non automatico, anzi diciamo proprio come risultato di un'azione selettiva proprio di individuazione di target su cui andare ad agire, e dall'altra parte con l'attivazione pressoché immediata di campagne di early engagement che sostanzialmente ci hanno permesso,
anche nell'itinere e durante le fasi di gestione della moratoria di capire qual era lo stato di salute dei nostri debitori. Se andiamo alla slide successiva, diciamo un po' un'idea grafica di quello che è stato fatto. Fondamentalmente il nostro focus è stato soprattutto quello di, come evidenziava il dottor Campanardi, andare su base settoriale su quelle aziende che singolarmente operavano nei settori maggiormente impattati e cercare di intervenire, ecco, lo vediamo a destra come priorità 1, su quei cluster di clientela con un impatto medio-alto, se non alto, dei lockdown e di tutto quello che è stato l'effetto Covid per intervenire, ma che avessero sostanzialmente una struttura finanziaria solida e fossero soggetti che avevano un elevato merito creditizio precedentemente a questa situazione. Quindi questo ci ha permesso in qualche modo di intervenire proprio sulla pancia del portafoglio per supportare, stare a fianco ai clienti e evidentemente permettere di superare il guado. E da un punto di vista concreto, pagina successiva, diciamo tutto questo approccio ci ha consentito di fatto noi, come di fatto la maggior parte degli istituti, di assistere ad un calo significativo delle moratorie. Oltre il 70% hanno ripreso i pagamenti o hanno già estinto le linee, con diciamo sostanzialmente un buon posizionamento con intanto diciamo tassi di default assolutamente negligible dal nostro punto di vista, allineati in molti cluster addirittura inferiori rispetto al portafoglio non oggetto di interventi in moratoria, ma soprattutto, che è la cosa più importante, anche i soggetti che hanno prorogato le moratorie, che quindi si diciamo trovano in questo ultimo bucket di 4.8 billion, sostanzialmente hanno un posizionamento di rischio guardando gli indicatori e guardando l'esito delle campagne di contatto che effettuiamo nel continuo, secondo noi molto positivo. Quindi mi sento di confermare la view del dottor Campanardi quando ci diceva sostanzialmente sicuramente il cliff effect noi sino ad oggi non l'abbiamo visto e facciamo tutti gli scongiuri del caso, diciamo anche quello che arriverà certamente ci porterà dei tassi default superiori rispetto a quest'anno, questo è fuori di dubbio, abbiamo delle proiezioni in tal senso, però evidentemente non ci aspettiamo un'ondata così come era stata proiettata fino a qualche mese fa, e su questo devo dire che insomma negli ultime settimane e mesi anche le varie istituzioni e diciamo soggetti di forecast stanno diciamo venendo un po' in questa direzione. Ciò nonostante, pagina 6, siamo, diciamo, io direi, sufficientemente attrezzati a gestire una situazione di criticità. Da questo punto di vista abbiamo investito molto in strumenti come i modelli di early warning, rinnovandoli in modo sostanzialmente totale, inserendo al loro interno elementi nuovi, quali l'analisi dei conti correnti, un inserimento più allargato di dati esterni, simili a quelli che evidenziava il dottor Campanardi, ma soprattutto, diciamo, lo vediamo a pagina successiva, cambiando la prospettiva di questi modelli. Cioè, fondamentalmente, si diceva prima, il dottor Gilli, fondamentalmente lo stage 2 costa. Assolutamente sì, ce ne siamo accorti molto bene. In tanti casi posizioni a stage 2 hanno degli assorbimenti superiori ad una posizione non performing, e questo è il motivo perché ci ha portato a cambiare il nostro modello di early warning. Per noi il bad, il target, quindi il bad rate, non è più il default, ma il passaggio a stage 2. Quindi sostanzialmente vogliamo evitare, prevenire, gestire i clienti per evitare che ci siano masse di posizioni che passino di stadio, perché già quello è un aggravio significativo. Dall'altra parte, quindi questo come primo elemento di diciamo preparazione al medio termine, pagina 8 e soprattutto e le successive, vediamo un focus invece sulla prospettiva lato nuove erogazioni, rinnovo delle linee. Qui come Banco BPM avevamo già in essere un approccio sufficientemente strutturato di proprio definizione delle politiche che sono state ovviamente oggetto di continui aggiornamenti nel corso di questi ultimi mesi su base sostanzialmente trimestrale, proprio perché, come si evidenziava prima, l'outlook settoriale di molti di questi settori è cambiato in modo molto repentino,
Però di fatto l'analisi del rating come punto di partenza, del settore di riferimento, del posizionamento di ogni azienda nel settore e della proprio share of wallet target che la banca vuole avere sui clienti, ci ha aiutato in questo frangente a gestire in modo selettivo e dinamico proprio le politiche di sviluppo, riduzione e contenimento da parte della banca. Ma alla slide 9 vediamo che cosa abbiamo già integrato in questo framework. Sono gli ultimi due box in basso a questa slide, fondamentalmente sfruttando anche quello che è stato un po' il treno dell'EBA-LOM, quindi quello che sostanzialmente dovevamo fare per allinearci e abbiamo fatto per allinearci alle linee guida del loan origination e monitoring, l'abbiamo sfruttato anche come leva per integrare e robustire ancora di più la componente politiche creditizie, inserendo in particolare un modulo di sostenibilità finanziaria. Questo cosa significa, in parole povere, è l'analisi dei business plan tradotti in key risk indicator che fanno parte e che vanno a condizionare fondamentalmente l'esito della politica. L'altra cosa è stata quella di andare a specializzare su alcune industry in particolare, qui parliamo del real estate e della componente agri-food, queste sono state le industry su cui siamo partiti in prima battuta già sul 2021, per definire sostanzialmente dei framework valutativi strutturati che permettessero di guardare alcuni aspetti cruciali su real estate, ad esempio la classe energetica e il tipo di iniziativa che andiamo a, a, diciamo, che il cliente vuole andare a sviluppare con la richiesta di credito, sull'agri-food ad esempio l'approccio di economia circolare che, diciamo, si vuole mettere in piedi con un'iniziativa legata al mondo sia agricolo che di trasformazione. E su queste basi, l'ultima slide, arrivo un po' alla conclusione, sostanzialmente stiamo diciamo progredendo a questo punto per trovare il link a questo punto con l'aspetto ESG, perché fondamentalmente il punto di incontro tra diciamo queste linee guida definite dall'EBA e la parte di sostenibilità sia ambientale che fisica e sociale definita dall'ESG ci è sembrato da subito molto chiaro, e in quest'ottica qui abbiamo deciso di proprio legarci all'analisi dei business plan proprio appena definita nell'ambito delle LOM come elemento prospettico per andare a, diciamo, sostanzialmente affiancare uno stress test in ottica diciamo ESG che ci permetta di avere una vista più a più lungo termine. Quindi sostanzialmente accanto all'analisi sul business plan, che quindi ci permette già di per sé di guardare al prospettico, ma è un prospettico che tipicamente guarda 3-4 anni, abbiamo una proiezione di più lungo periodo, soprattutto per quei settori che sono legati in modo più diciamo diretto al rischio di transizione. Evidentemente quando un'azienda domani si presenta ai nostri sportelli o diciamo in modo digitale ci chiede delle cose, non possiamo ignorare come questa azienda si stia posizionando rispetto alla tematica, perché sono di fatto un po' noi, ma di fatto un po' tutte le principali banche dovremo effettuare questo stress test climatico già il prossimo anno. Sappiamo tutti che da lì deriveranno un percorso che diciamo è già ormai delineato. Quindi tutto questo stiamo cercando adesso di inglobarlo e sarà, diciamo, in qualche modo l'elemento che ci permetterà di selezionare in modo ancora più accurato le aziende con prospettive solide sulle quali puntare in ottica di crescita. Spero di essere stato nei tempi, insomma, mi rendo conto di aver condensato molti argomenti. Sì, grazie Natale, anche perché ci hai dato una visione molto chiara dell'evoluzione della politica del credito, la tecnologia, l'interesse al settore, gli aspetti LOM, l'ESG, e quindi ci hai proprio dato, diciamo, una visione di come sta cambiando la politica del credito e forse anche proprio l'industria del credito. Io approfitterei che abbiamo del tempo per porre qualche domanda, qualche curiosità ai nostri relatori. Mi piacerebbe iniziare con Vito Briozzo. Abbiamo parlato del mercato, dei mercati secondari, dei portafogli UTP.
La domanda è se questo è diventato efficiente, in quanto alcune banche ancora ritengono difficoltosa la cessione degli UTP retail. Mi sentite bene? Sì. Perfetto. Ma il mercato degli UTP in realtà è un mercato che è nato già da qualche anno, nel senso che io sicuramente ricordo l'operazione che fu fatta nel 2017 su Banca Marche, sulle Good Banks, che per la prima volta mise sul mercato in gestione dei portafogli di UTP e che dimostrarono che è possibile, diciamo, avere un supporto esterno sia da parte di un investitore sia da parte di un servicer, e noi eravamo uno, diciamo, degli operatori interessati a quell'operazione importante e con un impatto significativo. Quindi sicuramente un asset class dove si può investire, dove si può lavorare in partnership con le banche e in virtù anche dell'incremento di informazioni che nel frattempo le banche sono riuscite a produrre nel loro tape e nel loro site informativo, hanno portato anche a un avvicinamento tra prezzo di domanda e prezzo di offerta. Quindi quella simmetria che all'inizio ci poteva essere sul site informativo, secondo me è stata, diciamo, significativamente ristretta. Lavorare, diciamo, nel mondo UTP vuol dire fare un lavoro diverso da quello del recupero, è un lavoro specialmente in ottica di reperforming prettamente creditizio, ha bisogno di team specializzati e con esperienza creditizia più che nel recupero, e ha bisogno anche di strumenti gestionali che consentono di riportare le aziende in una situazione di performing, inclusa evidentemente la nuova finanza. Quindi è un lavoro per operatori ancora più specializzati, con una profondità di attività e torno alla N dimensionalità di cui parlavamo prima, ancora più spinta, però ci può essere una buona collaborazione tra le banche e operatori sul mercato, perché c'è chi è in grado di farlo. Ci siamo noi, ci sono altri operatori anche che hanno investito e hanno speso tempo per costruire questa expertise. Quindi io penso che sia, diciamo, un ambito di collaborazione tra banche e operatori sul mercato che sia destinato a continuare con reciproca soddisfazione. Grazie. Altro argomento, abbiamo parlato durante questo webinar che emerge quanto qualche la novità nel mondo del credito sia la grande quantità di misure richieste dalle imprese, parlo di moratorie, finanziamenti garantiti dallo Stato. Ora vorrei chiedere a Michele Campanardi come vi siete posti per la classificazione a forborne o a stage 2 riguardo a questo fenomeno, ossia se avete ad esempio applicato dei criteri ad hoc ed eventualmente su quale perimetro avete aggiunto. Maurizio, beh, allora uno dei problemi della gestione del Covid è stata la grande quantità di operazioni che abbiamo dovuto accordare in tempi molto contenuti, sotto una spinta, devo dire, anche una pressione, no? Che tutti ricordiamo bene, che ci ha investito lo scorso anno, e quindi si è dovuto ricorrere a qualche scorciatoia. Per esempio le moratorie le abbiamo gestite al di fuori della procedura ordinaria di concessione di misure di ristrutturazione, ma ricorrendo anche proprio a delle procedure semplificate che non hanno sempre consentito di effettuare delle verifiche sullo stato di difficoltà economica, e quindi la canonica classificazione di forborne che comporta, fra le altre cose, anche la classificazione a stage 2. Questo era previsto in qualche modo, o comunque consentito dalle disposizioni EBA, che poi hanno avuto una validità limitata, ma insomma durante quei 6 mesi, 9 mesi abbiamo comunque erogato tantissime misure, siano esse moratorie, siano finanziamenti, soprattutto quelli sotto i 30.000 euro. Ecco, a posteriori ci siamo posti il problema però di individuare nell'ambito di questo complessivo portafoglio, i nostri numeri non erano dissimili da quelli di cui parlava prima Natale Schettini per Banco BPM, individuare all'interno di questo portafoglio quelle porzioni che ragionevolmente possono essere ricondotte appunto a una condizione di difficoltà finanziaria rimediata auspicabilmente con la moratoria, e che quindi era opportuno classificare. E in tal senso appunto a posteriori abbiamo individuato sulla base del settore di appartenenza, sulla base della classe di rating assegnata e di altre diciamo informazioni anche che potevano caratterizzare uno stato di debolezza prima dell'insorgere della pandemia sulla controparte, individuare delle posizioni che poi abbiamo massivamente classificato a forborne e di conseguenza a stage 2, ovviamente con un'azione, come posso dire, non specifica e
e quindi anche reversibile, perché poi ci siamo accorti che con questa azione massiva abbiamo classificato controparti che non avevano poi assolutamente la caratteristica di difficoltà e quindi probabilmente decideremo anche di riportarle a stage 1. Visto che parliamo di stage 2, io in considerazione alcune delle cose che sono state dette prima, volevo così invitare una certa cautela rispetto all'atteggiamento che bisogna avere verso lo stage 2. È vero che lo stage 2 nel momento in cui si procede alla classificazione è costoso per la banca, è altresì vero che fare questa assimilazione dello stage 2 come il nuovo stage 3 e che quindi, come dire, va evitato in tutti i modi e quando si manifesta deve portare a soluzioni drastiche come per esempio la cessione, insomma ci andrei un pochino cauto perché il rischio è quello di, diciamo con tutto il bene per gli amici investitori, di trasferire tanto valore dalla banca alla propria controparte finanziaria e tutto sommato forse noi un po' di valore lo possiamo trovare anche lì, non trascurando il fatto che si tratta di clienti vivi che intorno alla linea di credito hanno un'operatività importante e nel momento in cui poi il rapporto viene ceduto spesso, diciamo, su base non particolarmente condivisa, ecco, con il cliente, il rischio per la banca è di, come dire, perdere tanti bambini insieme a un po' di acqua sporca. Grazie, grazie Michele. Io adesso ritornerei un po' sui temi del mercato, di questo mercato delle NPL. Vorrei chiedere a Giovanni Gigli se a suo modo di vedere è in corso qualche evoluzione, rivoluzione degli investitori interessati a questa massa di crediti che probabilmente invaderà il mercato. Abbiamo parlato all'inizio che si prevede da qua 2 anni una crescita delle NPL sugli 80-90 miliardi. Lei intravede opportunità per nuovi investitori esteri, istituzionali o privati? Come sarà questo mercato? Questo è un tema che mi appassiona, anche perché io qui spendo parole di ottimismo, ma tutti dicono che non è vero, che sbaglio e che no, è di qua di là. Però invece, no, questo è un bel tema. Allora, oggi sicuramente abbiamo, investitori non mancano, e ci sono quattrini, c'è liquidità, però stiamo parlando di investitori specializzati, no? Che, torno a ripetere, oggi stanno sostenendo il mercato anche in un momento in cui io avrei scommesso che si sarebbe congelato tutto, invece non è successo. C'è da dire che però sono anche molto carichi, perché i famigerati 300 miliardi di NPL spariti dai bilanci delle banche, sappiamo, ormai l'abbiamo visto, sono ancora lì, quindi ecco, per cui diciamo che comunque già stiamo parlando di una classe di investitori che è abbastanza esposta. La domanda grossa è se veramente in un futuro prossimo lontano è possibile pensare un allargamento a completamente nuove classi di investitori. Allora lì sarebbe molto, secondo me, un tema molto interessante. Allora, io credo che il mondo degli istituzionali prima o poi ci si avvicinerà, perché in un momento in cui è talmente difficile trovare delle alternative di investimento che portino rendimento, e adesso non voglio dire, ma non è che ce ne sono tante migliori di questa, dove tra l'altro si comincia a costruire finalmente il famoso track record che mancava naturalmente fino a qualche anno fa. Adesso c'è una storia, si riesce a capire quali sono i rendimenti. Quindi secondo me tutto il mondo delle fondazioni, assicurazioni, dei fondi pensioni che non esistono, ma forse chi lo sa, ecco, tutto quel mondo lì, piano piano, perché è chiaro che è una classe, che asset class che spaventa, ma io penso che lì si debba e si possa arrivare. Bisogna essere bravi a vendere la merce in modo intelligente e costruttivo. Se poi mi chiede se il mondo del retail può essere un ulteriore, voglio dire, ecco, un ulteriore confine, lì non lo so, lì indubbiamente può essere più difficile, ci si può arrivare ma in un futuro più lontano, è chiaro che lì dovremmo avere una storia alle spalle ancora molto più consolidata. Allora, gli NPL cominciano ad avere una storia, gli UTP non ce l'hanno ancora, in termini proprio di track record, però io penso che si costruirà, quindi io sono molto, direi, caldo sul fatto della possibilità di ampliare il novero delle classi di investitori, però poi il futuro dirà chi ha ragione. Grazie, grazie. Ora vorrei un po' concentrarmi un po' sul fatto che tutti noi sappiamo che qua in Italia abbiamo una crescita economica
preventivata più generosa di quella che inizialmente pensavamo, e quindi c'è un po' un forte interesse e pensiero sulla capacità della clientela a tornare sui livelli di business, tra virgolette, normali. E vorrei chiedere a Natale Spettini su quali aspetti puntate nei prossimi mesi per rafforzare il processo di early warning. Allora, diciamo che fondamentalmente un aspetto è stato un pochino anticipato prima dai colleghi ed è quello della tecnologia, no? Senz'altro la raccolta di informazioni ulteriori esterne alla banca rappresenterà uno degli elementi, diciamo, più su cui investire. L'altro aspetto è diciamo, far evolvere ulteriormente i nostri sistemi di early warning. Su questo, diciamo che abbiamo già iniziato dalla fine dello scorso anno a lavorare su un progetto che ci sta facendo evolvere con l'utilizzo di tecniche machine learning che ormai stanno prendendo piede in modo abbastanza netto nelle attività proprio di sviluppo di modelli in questo ambito. In particolare il modello che stiamo portando avanti è un modello che va a indagare la qualità della movimentazione di conto corrente e poi insomma ce ne sarà anche una componente che andrà più ad indagare in modo più diretto i legami con fornitori e clienti, però in prima battuta quello che diciamo con dati nostri, quindi senza diciamo per il momento necessariamente puntare troppo sulla PSD2 dove diciamo un po' di problemi pratici noi li riscontriamo, ma diciamo basandoci sull'enorme patrimonio informativo di cui le banche già dispongono, cercare di analizzare proprio la movimentazione dei conti per trarne degli elementi di spunto. E questo diventa un diciamo fattore aggiuntivo anche per instradare le procedure più idonee alla gestione del cliente. Noi ci facciamo supportare per i piccolissimi tagli da servicer esterni per le attività diciamo che sono di mera phone collection prevalentemente. Ebbene, quelle attività possono essere insomma effettuate e differenziate anche a seconda del tipo di clientela e diciamo cercando di gestire in modo più efficace possibile un rientro alla normalità, quindi un rientro anche dallo stage 2 allo stage 1 ed evitando insomma anche che il cliente si incanali in situazioni più di maggiore difficoltà. Quindi come evidenziava insomma dottor Campanardi, insomma, nonostante le rigidità regolamentari, lo stage 2 è assolutamente uno stadio transitorio, per cui insomma l'eventuale anche difficoltà sancita da una forbearance non può e non deve implicare la via maestra verso la likely to pay. Grazie Natale. Adesso vorrei tornare un attimo al tema del mercato dei servizi. Ora, in questo momento sembra che nella filiera del credito sono proprio i servizi quelli che riescono a creare più valore. Allora vorrei un po' chiedere a Mirko Briozzo, ma questo a cosa è dovuto? Al fatto che i servizi sono più bravi delle banche o a qualcos'altro? Io penso che la risposta sia, diciamo, molto semplice, cioè in un mondo, diciamo, articolato come quello di oggi, con una serie di complicazioni che emergono da elementi finanziari, elementi legislativi, elementi operativi, la specializzazione comunque paga. Quindi non penso che si possa dire, diciamo, in generale, in maniera vaga, uno è più bravo dell'altro. Semplicemente i servicer nascono per fare questa attività, si strutturano per fare questa attività, mettono insieme un sistema di processi, di MBO, anche di remunerazione delle persone, investono nella tecnologia finalizzata a fare questo lavoro e cercare di farlo bene. Quindi questo tipo di specializzazione in un ambito di operatività che richiede, diciamo, caratteristiche peculiari, diciamo, nel medio-lungo termine paga. Quindi io penso che sia veramente una questione di specializzazione in un'attività dove sinergie, capacità di integrare l'attività, focalizzazione di tutta la macchina operativa, dalle regole agli strumenti, alle persone, ai professionisti, alle modalità di remunerazioni, è finalizzata a quell'obiettivo.
e quindi questo crea sicuramente un circolo virtuoso che è molto più complicato provare a ricostruire all'interno di un soggetto più grande e che forse è anche inutile costruire, perché ricordiamoci anche che ci si muove a cicli, quindi uno magari potrebbe anche attrezzarsi per un ciclo in cui c'è tantissima attività, ma poi sperabilmente si trova poi nel ciclo successivo in cui non ce ne sarebbe neanche bisogno degli investimenti fatti. Invece operatori specializzati cercano di tararsi con extra capacità o con accordi con investitori magari anticiclici per poter utilizzare quelle risorse. Quindi penso che la risposta sia in realtà specializzazione. Quindi specializzazione, economia di scopo. Ora, abbiamo parlato tantissimo oggi di aspetti di forward looking. Vorrei chiedere a Michele Campanardi le logiche che avete utilizzato per le valutazioni prospettiche dei singoli clienti al fine di discriminare gli interventi. Sì, come accennavo brevemente prima, ci siamo basati e ci basiamo su scenari settoriali o anche microsettoriali, su un novero di direi oltre 200 settori industriali, e utilizziamo questi scenari per effettuare proiezioni sull'evoluzione dei bilanci delle imprese che vi operano, delle imprese dei nostri clienti che vi operano. Questo ci consente di prefigurare l'evoluzione del profilo di rischio, individuare anche possibili situazioni di criticità, ma dall'altra parte anche possibili opportunità, incrociando l'evoluzione attesa della classe di rischio e della, come dire, sostenibilità finanziaria del cliente con le indicazioni di politica creditizia, riusciamo a individuare dei cluster di clienti meritevoli o di azioni di gestione proattiva, insomma, in una logica di contenimento del rischio, o dall'altra anche azioni invece di sviluppo commerciale, di proposizione commerciale, per viceversa cercare di incrementare il credito e usare un po' della liquidità di cui parlava prima il dottor Gilli, insomma, visto che ne abbiamo tutti così tanta. Bene, grazie Michele. Una domanda per il dottor Gilli. Allora, abbiamo visto questa evoluzione di mercato e di prodotto. La domanda che vorrei farle è se è possibile immaginare di generalizzare sul territorio questo modello intesa Intrum anche per operatori bancari magari di dimensioni proprio piccole. Certo, direi dal punto di vista assolutamente sì, forse anche di più. Allora, è chiaro che il servicer non è un fornitore qualsiasi il rapporto servicer banca è stretto, cioè non è un fornitore qualsiasi che ti procura le matite o le gomme, cioè il servicer è qualcosa che entra dentro, piaccia o non piaccia, nei bilanci della banca, perché poi con tutte le opportune procedure, ma interviene su un asset che poi va a incidere nella carne viva dei conti economici, per cui giustamente la banca ha bisogno di essere più garantita possibile che il rapporto con questo tipo di fornitore funzioni come Dio comanda. Quindi da lì il concetto di partnership che è una roba molto logica. Funziona per le banche grandi? Beh, credo di sì, insomma, l'abbiamo dimostrato il concetto della specializzazione che diceva prima, credo che Mirko, è sicuramente valido e quindi si è applicato. La banca medio-piccola, beh, a maggior ragione, perché lì c'è anche una tematica di dimensione minima delle strutture interne che gestiscono il recupero, quindi è chiaro che la banca grande magari riesce a crearsi, come avevamo fatto, no? Un po' precursore, insomma, la Capital Light, però ecco, riesce anche a strutturare all'interno delle unità, voglio dire, che fanno solo quello. La banca medio piccola, ovviamente, per motivi ovvi, naturali, può fare più fatica perché le strutture sono minori, è più difficile avere il training e compagnia. Quindi direi i motivi per mettere insieme le forze ci stanno tutte. Dal punto di vista dei servizi, la struttura della joint venture funziona benissimo anche con la banca piccola, poi ci sono le accortezze da mettere in campo, cioè la banca piccola deve avere un'interfaccia fatta bene, la partecipazione nella società comune, la joint venture, deve essere sufficiente da renderla comunque anche da un punto di vista di governance rilevante, tutta una serie di regole del gioco.
però secondo me, anzi addirittura consigliabilissima, ecco. Grazie. Un'ultima domanda e vorrei parlare adesso di Lomma. Ossia, chiedo a Natale Spettini. Allora, noi di Proscià sappiamo che le Lomme vanno a diciamo incidere fortemente sul incidere e regolamentare il processo del credito e in questo senso anche apportare rigidità. La domanda è questa: è possibile interpretare diciamo i principi della Lomme e in modo da poter coniugare e conciliare il rigore, la mitigazione dei rischi, anche però agli aspetti di supporto alla clientela in una fase così delicata come questa post-Covid? Sì, allora la risposta sicuramente è che è complesso, ma a mio modo di vedere sì, e anzi guai se non fosse così, perché altrimenti vorrebbe dire che noi stiamo diciamo imbullonando e rendendo ancora più rigido un processo interno unicamente per dare una risposta al regolatore. Noi diciamo che da questo punto di vista, a mio modo di vedere, la chiave di lettura è un po' la prospettiva proprio che guarda in avanti, no? La prospettiva forward ed è quella che diciamo in qualche modo le LOM invitano ad osservare, sia diciamo in ottica di rilevazione di quelli che sono i problemi, no? Quindi non guardare soltanto chi paga o chi non paga per decidere se deve essere classificato, e fin lì capiamo tutti ed è un concetto abbastanza semplice. Dall'altra parte però guardare in avanti anche per decidere quali sono i clienti su cui puntare, no? E questo diciamo che ci permette in qualche modo di superare i limiti che in questa fase ci vengono per esempio da tutti i modelli, i cosiddetti modelli satellite, no? Modelli che guardano sostanzialmente alla prospettiva storica e collegandola alle variazioni del PIL e che ci dicono che improvvisamente facendo più 6, più 7 andiamo sulla Luna. Evidentemente diciamo, quello che sta succedendo in questi anni mette in difficoltà questi modelli previsionali più statistici, ed è quindi in questa ottica qui che una prospettiva di analisi del singolo cliente, sicuramente del suo rating, perché per amor del cielo quello diventa un po' un paradigma dal quale noi nessuno vuole diciamo separarsi, però aggiungere alla prospettiva catturata dal rating la visione prospettica del singolo cliente, dell'iniziativa, e come dicevamo prima anche come si inquadra questa in un contesto di sostenibilità, perché poi anche quello risulta importante. Bene, grazie Natale, direi che sono alle 7:15, io lascio la parola a Raffaele Mazzero per le conclusioni e magari per capire se c'è qualche domanda. Raffaele? Sì, allora intanto di questa ora intensa ho segnato due aspetti importanti. Intanto vince la tecnologia, no? Quindi per aiutare le banche a fare un'analisi meno meccanicistica, meno statistica, più forward looking, e i servicer per fare meglio il loro lavoro. Quindi la tecnologia è il vincitore di questa giornata. L'altro punto importante che ho visto, che ho letto un po' in comune fra i vari partecipanti, è il peso dei settori. Il peso dei settori diventa importante, perché in effetti questo è l'effetto di una situazione Covid che ha fatto creare una differenziazione di settori e una differenziazione di PD fra settori e anche delle PD attese. Quindi questi sono gli aspetti che ci hanno colpito. Volevo soltanto chiudere con una slide, non rubarvi tempo, ma gli ultimi 60 secondi, facendovi vedere quello che è successo nella precedente crisi, quando siamo partiti nel 2011, che era l'anno di maggiore inizio di effetti sui bilanci, diciamo che 2-3 anni è il lag temporale dalla crisi agli impatti sui bilanci, vediamo che le sofferenze all'interno degli NPL erano il 46%, la prima colonna a destra, poi nell'anno di picco, quando ancora le banche non avevano ceduto le sofferenze, queste erano al 47% tra le categorie di NPL, ma vediamo che nel 30 giugno 2020 vediamo che le sofferenze si ritirano,
gli UTP, le inadempienze probabili, crescono, ma soprattutto crescono i ristrutturati. Quindi nella nuova situazione post-Covid, io vi lascio con una domanda: come cambierà la struttura, le categorie all'interno dei portafogli delle banche? Io ringrazio iFirm e a tutti i partecipanti per l'attenzione a questo momento intenso. Grazie. Bene, grazie Raffaele. Io non so se riusciamo a vedere se ci sono delle domande del pubblico. Io ne vedo una che vorrei, che se non voglio rispondere, vorrei sia a Natale sia a Michele. Sostanzialmente succede un po' questo, che adesso nei sistemi di rating stanno entrando i bilanci 2020. E chiaramente in alcuni settori, ad esempio penso al turismo, che è stato molto, ha sofferto molto, ma che ad esempio adesso in Liguria sta andando molto bene, quindi sostanzialmente abbiamo un rating aggiornato col bilancio 2020 in settori che hanno patito molto la fase Covid, la fase del lockdown, e sostanzialmente però sono in questo momento anche i settori in questo momento sono più forti perché sono più in espansione. Come si coniuga diciamo fatto di avere un rating peggiorato su settori che in questo momento hanno le maggiori prospettive? Io chiederei sia a Michele che a Natale magari una risposta telegrafica. Allora, se posso fare un piccolo intervento io, diciamo, il problema è un problema rilevante. Ormai dobbiamo pensare che il rating è molto pervasivo all'interno della banca, no? C'è un'applicazione di tipo prudenziale, regolamentare, almeno per le banche validate, e lì temo che non ci sia moltissimo da fare se non ricorrere in modo intenso all'override. C'è una componente qualitativa discrezionale che entra nella rating attribution e l'override, credo che questo, come dire, se c'è mai stato un momento in cui bisogna fare override, è sicuramente questo. C'è poi un utilizzo di tipo gestionale del rating, sia diciamo in logica contabile, quindi IFRS 9, sia in logica proprio gestionale nelle decisioni di tutti i giorni che si prendono sul credito, e allora lì c'è forse qualche spazio in più per intervenire anche e aggiornare il framework, quindi le politiche creditizie, quando noi più volte, devo dire, in questo biennio le abbiamo aggiornate tenendo conto in anticipo della dinamica che ci aspettavamo sui rating, cioè rating troppo ottimisti nel 2020 e rating troppo pessimisti nel 2021. Ecco. Quindi credo che sia necessario affrontare il problema con un approccio un po' massivo, lavorare sulle politiche. Natale, il tuo punto di vista? Non posso che confermare appieno, tanto che diciamo sul tema politiche ci siamo già detti, ma l'approccio è assolutamente quello, settore per settore, con i dovuti distinguo, fronte rating. Assolutamente sì, noi abbiamo notato che fondamentalmente appunto temendo questa diciamo arrivo dei bilanci 2020 potesse avere un forte impatto peggiorativo, avevamo fatto anche un po' di simulazioni ex ante, e devo dire che alla fine sui segmenti più piccoli di clientela, small business e micro, in realtà questa cosa qui non si è verificata più di tanto, perché diciamo in qualche modo i modelli pesano relativamente poco la componente finanziaria, non sono più modelli andamentali, qualitativi e quant'altro. Sul mondo invece mid corporate, andando fino a large, assolutamente quello che dice Michele è sacrosanto. Abbiamo però anche cercato di fornire ai colleghi, alla rete commerciale che poi deve portare avanti le richieste, un framework sul quale basarsi, quindi per fare in modo che gli override poi possano venire diciamo approvati con una diciamo elevato grado di successo, ma avendo tutte le pezze d'appoggio per dire sì, effettivamente un'azienda che vale, ha avuto una difficoltà, ma assolutamente dobbiamo supportarla e affiancarla nel futuro, insomma. Quindi un po' questa la strada che stiamo seguendo.
Grazie. Io farei un'ultima domanda telegrafica che mi sembra interessante, direi che chiederei sia a Gigi che a Priozzo di rispondere in maniera telegrafica. Quali tipologie di operazioni pensate che richiederà il mercato nel 2022? Ossia più cartolarizzazioni, esternalizzazioni, fondi di credito? Cosa vi aspettate nel 2022? Vado io? Mirko. Dai, prego. Dai. Per me i fondi multi-originator, perché tutto sommato in questo momento sono... Cioè, allora, le banche hanno ancora il tema, anche se hanno ridotto i ratios, di NPL ratios di molto, ma c'è ancora quel tema lì che aleggia. E questo qui dei fondi è comunque un sistema rapido per ottenere del recognition senza buttar via... Le posizioni, ecco, quindi io se dovessi scommettere direi quello. Io concordo aggiungendo una cosa: secondo me ci saranno anche un po' di operazioni di capital markets per cercare di raggiungere, diciamo, una qualche forma di significant risk transfer per gli originator e alleggerire quindi l'assorbimento di capitale. Poi da capire se funzioneranno anche in ottica di NPL backstop o calendar provisioning, però un po' di tecnologia anche sul mondo delle strutture di operazioni e cartolarizzazioni penso ci sarà. Bene, io vi ringrazio anche per la vostra rapidità, direi che abbiamo rubato quasi 13 minuti rispetto all'orario. Vi ringrazio i relatori, ringrazio tutte le persone che si sono collegate e vi auguro buona serata e arrivederci al prossimo webinar. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, buonasera. Arrivederci.